Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto come flippare il giubbino antiproiettile, ragazzi. Il requisito: dovremo partire da questo outfit. Link in descrizione di come prenderlo. Bisogna fare disputa lavorativa, ragazzi. A questo punto iniziamo subito. Andiamo a salvare questo outfit, ma prima ci andiamo a cambiare, raga, le scarpette. Andiamo sulle scarpette sportive e andiamo a mettere le numero 2, ragazzi, quelle rosse. In questa maniera, una volta che mettiamo le stesse scarpe sia su C1 e su C2, non ci saranno merge strani, perché sono scarpe neutro. Poi vi spiegherò piano piano tutto quanto del beef, farò una live a riguardo, ragazzi. Quindi a questo punto salveremo questo outfit così come lo vedete. Fondamentale non avere niente nella testa, ragazzi, e se volete stare proprio tranquilli levate anche i guanti e lo andiamo a salvare su C2, ragazzi, perché lo metteremo poi sulla seconda console. Quindi adesso andremo a fare l'outfit da mettere su C1, raga. Allora, vi consiglio, ascoltate lo zio Savix, tenete la stessa parte bassa. Se non volete che escono cose strane, potrebbe uscire magari un componente a scacchi e vi rovina poi il completo. Si sbagherà e non vi darà nulla. Quindi, stessa parte bassa, ragazzi, e andiamo a mettere una maglietta qualsiasi, la prima. E facendo ciò siamo tranquilli che la parte bassa, essendo uguale, non si rovinerà. Adesso ci andiamo a mettere il giubbino antiproiettile, raga. Fondamentale non avere niente nella testa. Giubbino antiproiettile, quello però selezionato. Ogni giubbino, raga, porterà un colore diverso. Non vi sto a dire quale, vi lascio in descrizione il sito con tutto quello che vi serve. Ci sarà l'immagine del giubbino e il vario colore che uscirà, C1 e C2. A questo punto io userò il giubbino nero, ragazzi, così farò uscire l'antiproiettile arancione. A questo punto salviamo l'outfit e lo salviamo C1, console 1. Una volta fatto ciò potremo andare pure a usare il netcat, quindi faremo il beef per flippare il colore. Requisito: possedere il paracadute Israele. Raga, penso che dopo il rango 12 ce l'abbiamo tutti. Quindi una volta salvato e fatto ciò, ci mettiamo fuori o dove vi piace di più e andremo a indossarci il paracadute Israele. Perché quello Israele? Perché serve per forza questo. Potremmo usare anche il classico altre volte, ma determinate volte è meglio usare l'Israele. Quindi, ragazzi, a questo punto lo indossiamo e controlliamo che quando chiudiamo il menu interazione faccia il caricamento. A questo punto possiamo attivare il netcat, quindi frizziamo la console C1 ed entriamo con la seconda console. Prima di entrare con la seconda console voglio precisare una cosa per chi gioca da PS, che ho visto che tanti me l'hanno chiesto, essendo che io faccio il beef da Xbox. Ragazzi, per chi fa i beef da Play bisogna che loggate con l'account, con lo stesso account, su tutte e due le console e andate in storia su tutte e due le console. Quindi avvierete prima C2, andrete online, una volta che siete online andate in storia e quando siete in storia avvierà C1, ok? Una volta che C1 è in storia, va online, su C2 comparirà il messaggio blu che voi lo skippate, non ve ne frega niente, e potete poi iniziare a fare il tutto. Quindi loggate con console 1, frizzate, e quando vi frizzate la seconda console, essendo già in storia, non vi darà problemi per andare online. E a quel punto voi di Play, invece di chiudere C2, andrete tranquillamente in storia. Quindi a questo punto avviamo C2, raga, dopo aver frizzato, e andiamo online. Una volta che saremo spawnati online, semplicemente andremo a indossare l'outfit che abbiamo chiamato C2, che è quello, raga, con il giubbino non selezionato dell'attività. Non vi confondete. A questo punto, una volta fatto ciò, potete pure chiudere C2 per chi gioca da Xbox e andare in storia per chi gioca da Play, ragazzi. Ok? Quindi a questo punto controllate anche il salvataggio e poi chiudete il gioco per chi gioca da Xbox e va in storia chi gioca da PS.
A questo punto torniamo su C1, raga, e una volta che siamo su C1 riselezioniamo il completo C1, sempre con la console frizzata. Una volta fatto ciò, controlliamo il caricamento in basso a destra e dopo il caricamento, raga, sfrizziamo la console. Quindi attendete quei 20-30 secondi per vedere se vi butta fuori in automatico, raga, perché potrebbe succedere, se no chiudete il gioco. A questo punto riavviamo il gioco, sempre C1, e una volta che saremo online, raga, possiamo dire sbada bam, raga, avremo flippato il nostro giubbino. Quindi con nero porterete quello arancione. Per gli altri colori trovate tutto nel sito di Silent, ragazzi. E a questo punto vi dico anche che per fare quello bianco ci saranno dei problemi. Porterò più avanti tutti i vari metodi. Quindi andatevelo a salvare e adesso vi spiego una cosa. Come facciamo a usare i giubbini colorati? Semplicemente il giubbino colorato è un componente che dovremo mettere durante il beef mentre facciamo l'outfit. Quindi su C1 e C2 facciamo la colla e poi con merge ci mettiamo il giubbino colorato. Spero di essere stato abbastanza chiaro, lasciate un like se è stato così, condividete, commentate, abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima e alla prossima. Bella, regà! Sbada!